Ma il porto di Alghero, come voi sapete, è un porto che ha bisogno di alcuni interventi, tant'è vero che noi come Consorzio del Porto e un'altra società, Marina di Alghero, ha presentato un progetto di riqualificazione che purtroppo la Regione Sardegna non ha ritenuto validi perché mancava il pubblico interesse. Questa è una valutazione fatta dalla Regione Sardegna che noi abbiamo dovuto obtorto collo accettare. Però, siccome non ci siamo arresi, stiamo trovando un'intesa, ormai siamo molto avanti negli incontri, con l'altra società per presentare in tempi brevissimi un nuovo progetto, un unico progetto che possa permetterci di essere scelto dalla Regione. Chiaro che con questi progetti cosa vogliamo? Intanto vogliamo riqualificare complessivamente il porto, ma vogliamo soprattutto incrementare il traffico di barche medio-alte che possano dare un valore aggiunto alla portualità. Il porto di Alghero è un porto che è quasi unico in Sardegna perché è all'interno del centro storico, per cui certamente sarà una riqualificazione ed un polo di attrazione forte per tutto il Mediterraneo. Oggi noi dobbiamo approfittare, anche se è vero che la costa nord-ovest della Sardegna è deficitaria di porti, per cui è opportuno che Alghero sia il centro di questa nuova costa.